Traballano i letti, ondeggiano i lampadari. Si sente un boato. Cosa sta succedendo? È un terremoto, ma cosa l'ha generato? I terremoti sono degli eventi naturali creati dallo scontro fra placche tettoniche. Detta così, ti starai immaginando ad uno scontro ad alta velocità, come negli autoscontri. Ma in realtà le zolle si muovono lentissime e per scontro si intende la pressione che provocano l'una contro l'altra, generando una frizione e dunque un accumulo considerevole di energia. Quando questa frizione raggiunge e supera il punto critico, avviene una frattura. È questa frattura a generare una serie di onde dette sismiche che si propagano fino in superficie. Quanto può durare un terremoto? Di solito non più di qualche minuto, ma pochi secondi di forte intensità possono bastare per essere distruttivi e radere al suolo intere cittadine. Ma come si fa a definire l'intensità di un terremoto? Convenzionalmente si utilizzano due differenti scale. La scala Mercalli, per definirne l'intensità, e la scala Richter, per misurare la magnitudo. La prima va da 1 a 12 gradi, quantificati in base agli effetti visibili prodotti sull'ambiente e gli edifici. La seconda misura l'energia liberata dal sisma con una scala che va da 1 a 9 gradi. Proprio perché la prima non si può misurare in modo scientifico, ma empirico perché dipende anche dal grado di vulnerabilità delle costruzioni, viene utilizzata maggiormente la scala Richter, misurata con i sismografi. Ora ti starai domandando come mai di uno stesso terremoto esistano più misurazioni differenti e divergenti. È una questione di parametri. I dati dei sismografi non vanno solo letti, ma elaborati e calcolati anche in relazione alle caratteristiche del territorio e alla resistenza delle rocce. Questo è il magnitudo momento, introdotto negli anni 70 da Kanamori. Sicuramente più preciso e pertinente, ha il difetto di richiedere maggiore tempo. Per questo la magnitudo Richter è il primo dato utile che viene diffuso. Perché avvengono sempre di notte? Come abbiamo detto, i terremoti si verificano a chilometri di profondità dalla superficie terrestre, per cui temperatura, condizioni climatiche o giorno e notte non hanno alcun effetto. È un evento imprevedibile, per cui non esistono ancora macchinari in grado di anticipare né l'avvenimento né l'intensità. Allo stesso tempo, non sono ancora comprovati scientificamente i presentimenti di alcuni animali come cani e gatti. Due cose però si sanno. La prima è che una forte scossa è preceduta e seguita da una serie di scosse minori dovute al riassestamento del terreno. La seconda è che lungo la faglia che si viene a creare avranno luogo altri terremoti. Islam, conosciamolo meglio. Ad esempio, avrai certamente sentito parlare del Ramadan, quel periodo dell'anno in cui i musulmani celebrano il digiuno come amore verso Dio e forte segno della propria autodisciplina. Ma che origini ha e perché lo fanno? Il mese del Ramadan è il nono mese del calendario lunare islamico. Secondo il Corano, il nono mese fu quello in cui Maometto ebbe la rivelazione dall'arcangelo Gabriele e fu incaricato di essere guida per gli uomini di retta direzione e salvezza. I 30 giorni di Ramadan divengono quindi il periodo in cui il devoto si purifica da tutto ciò che è considerato materiale nel mondo corrotto e corruttibile. Ogni ingestione gradevole è considerata corruzione del corpo e dell'anima. Per questo motivo, in tutti i paesi islamici, i praticanti adulti sani ogni anno per 30 giorni hanno l'obbligo di astenersi dal mangiare, bere, fumare, praticare sesso e abbandonarsi all'ira, dall'alba fino al tramonto, per dedicarsi alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina. Obbligo non imposto invece ai minorenni, agli anziani, ai malati e alle donne in gravidanza o che stiano allattando, mentre una pausa temporanea viene concessa alle donne con il ciclo mestruale e a chi è momentaneamente in viaggio. Gli esonerati, soprattutto le donne incinta, sono invitate in questi giorni a supplire facendo la carità o del volontariato verso le persone più bisognose, indipendentemente dalla loro religione, gruppo etnico o convinzioni. Al tramonto il digiuno viene sospeso solitamente con un dattero, come faceva il profeta, e un bicchiere d'acqua, a cui segue il pasto serale. Dimmi la forma del tuo viso e ti dico che barba fa per te. Il trend del momento è la barba. Uomini di tutte le età, o quasi, prendetene atto. Ora troviamo la barba che vada bene per voi. Indipendentemente dallo stile che vogliate avere, ci sono delle accortezze must da seguire. Questo è il tutorial per trovare la vostra barba.
prima di tutto, che forma hai del viso? Il tuo viso è longitudinale? Allora la tua barba lascerà libero il mento, allungandosi dalle basette alle guance e raccordandosi con i baffi. Il tuo viso è invece rettangolare? Allora devi ammorbidire gli spigoli come una barba corta che avvolga tutto il volto, un pizzetto ben curato che si congiunga con i baffi oppure una barba che circondi il mento lasciando libera l'aria sopra il labbro. Il tuo viso è rotondo? Allora crea qualche spigolo per non appesantire il volto con un ulteriore carico di paffutaggine. Quindi via libera ai pizzetti allungati, talvolta accompagnati da baffi all'insù e alle barbe che avvolgano i menti. Il tuo viso è invece ovale? Bene, fai parte della cerchia di coloro che possono portare di tutto e di più, cambiando stile ogni mese, sperimentando anche le forme più ardite. Il tuo viso è quadrato? Anche in questo caso gli spigoli sono i tuoi nemici. Eliminate le barbe integrali e puntate sul mento, baffi e basette a piacere. Il tuo viso è a forma di diamante o triangolare? Non ci sono santi che tengano, dovete convertirvi al pizzetto. Anche in questo caso i baffi sono a vostra discrezione. Il tuo viso è a triangolo capovolto? I tuoi migliori amici si chiamano baffi e basette. Il massimo a cui puoi ambire è la famigerata mosca, ma attento che non sia a punta. Se pensavi che il tuo impegno si esaurisse scegliendo la forma migliore, sappi che la barba è una scelta di vita verso un impegno quotidiano, quindi preoccupati di tenerla in ordine e pulita, utilizzando in regola barba e i saponi e shampoo delicati almeno due volte alla settimana. Anche il pettinino da baffi può essere molto utile per riordinare tutti i peli in un unico verso. Ricordati che per sembrare in ordine e lontano dall'effetto orso, dovrai tenere sotto controllo anche il collo e la zona del pomo d'Adamo. Hai deciso che vuoi avere la barba, ma i peli proprio non crescono? Non c'è peggior cosa di una barba a chiazze. Ogni barba ha i suoi tempi di crescita. In genere i peli ci mettono fra le 4 e le 8 settimane a maturare. Ma se i tuoi non ne vogliono proprio sapere, allora hai due opzioni. Tagliare tutto e fartene una ragione, non sarai mai un uomo barbuto. Oppure prendere degli integratori, ad esempio acido folico, o vitamina A, C, E, B5, che favoriscono la produzione e la resistenza dei peli, oltre che idratare la pelle. Comunque sia la tua barba, qualunque tipo di pelo tu abbia, sappi che non c'è peggior cosa di una barba poco curata, anche quando vuole essere trasandata. La tua identità da oggi è al sicuro e a prova di qualsiasi falsificazione e clonazione. Come? Con la nuova carta d'identità elettronica, il documento personale che attesta l'identità del cittadino e che, già dallo scorso luglio, è una realtà in 199 comuni d'Italia, tra i quali Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Venezia e Ragusa. Cosa cambia? Iniziamo a dire addio al cartaceo, perché la nuova carta d'identità elettronica, in materiale plastico, è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza nel quale sono memorizzate tutte le informazioni sul titolare, inclusi elementi biometrici come le impronte digitali. Preoccupato per la tua privacy? Non ce n'è motivo! In linea con le disposizioni del garante della privacy, le impronte digitali non saranno custodite in una banca dati, né archiviate. Serviranno solamente per la verifica dell'identità fisica e digitale del cittadino. Uno strumento certo, emesso dal Ministero dell'Interno e prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per contrastare il furto d'identità e per velocizzare, in sicurezza, i controlli delle forze dell'ordine. La nuova carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per accedere ai servizi digitali erogati dalla pubblica amministrazione o da privati. Come ottenerla? Si può richiedere alla scadenza o in seguito a furto o deterioramento della vecchia carta d'identità. È sufficiente fissare un appuntamento presso il proprio comune di residenza o di dimora, collegandosi al sito www.cartaidentita.interno.gov.it. La nuova card viene spedita direttamente al cittadino, che la riceverà entro 6 giorni all'indirizzo indicato al momento della richiesta. Il costo è di 16,79 euro, incluse le spese di spedizione, più i diritti fissi e di segreteria se previsti. Siamo soltanto all'inizio. Entro giugno 2017 il servizio coprirà il 75% della popolazione, mentre da metà 2018 non sarà più emesso il vecchio documento d'identità cartaceo, tra i più contraffatti d'Europa. Nuova carta d'identità elettronica per garantire al cittadino livelli sempre più alti di sicurezza e anticontraffazione. Se la terra trema,
non farti prendere dal panico e segui queste piccole ma fondamentali indicazioni per salvare la tua vita e quella di chi ti sta attorno. Bastano solo 3 minuti d'attenzione adesso per sapere come agire in pochissimi secondi durante una situazione critica. Stai attento. Se ti trovi in un luogo chiuso, non precipitarti verso le scale o l'ascensore. Quelle che ti possono sembrare le uniche vie di fuga possono diventare trappole mortali. Individua il vano di una porta inserita in un muro portante, un architrave, angoli delle pareti, tutti i luoghi che possono proteggerti da crolli. Stai lontano da vetri che possono frantumarsi, come finestre, specchi, quadri o porti a vetri, e cerca riparo sotto un mobile robusto, come ad esempio un tavolo, in modo da poter evitare la caduta di soprammobili e oggetti pesanti. Infine, tieni una cassetta di primo soccorso in un posto facilmente raggiungibile e fai in modo che tutta la tua famiglia sappia dov'è, così da rendere i primi medicamenti più rapidi. Se sei in uno spazio aperto, come una strada o un parco, allontanati immediatamente dagli edifici, con particolare attenzione ai cornicioni, vasi, balconi e insegne. Stai lontano dalle linee elettriche, come ad esempio pali e tralicci, dagli impianti industriali e dalle aree lacustri e marine dove potrebbero verificarsi possibili tsunami. Allontanati velocemente e non sostare su ponti, cavalcavia, sottopassaggi, spiagge e terreni franosi. Sono tutti luoghi altamente pericolosi. Se sei in macchina, poi, non scendere, ma attendi lì la fine delle scosse. In tutti i casi, adopera il telefono il meno possibile, togli la password al tuo wifi e non utilizzare l'automobile. Così agevolerai i soccorsi, senza occupare le linee telefoniche e le strade per non intralciare. Ricorda infine di raggiungere le autorità appena ti è possibile, per comunicare la tua presenza e non far perdere tempo in futili e dispersive ricerche. Elezione del Presidente della Repubblica. Il 14 gennaio 2015 si è dimesso il nostro ultimo Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo 2 anni del secondo mandato e 5 anni prima della scadenza naturale. Il Presidente della Repubblica italiana, infatti, dura in carica 7 anni. In ogni caso, se si dimette un Presidente, se ne elegge un altro, ed è questo che farà il nostro Parlamento in questi giorni. Sai come funziona? Concedici 2 minuti e te lo raccontiamo. Iniziamo da chi elegge il Presidente: 630 deputati della Camera, 315 senatori eletti, 6 senatori a vita, di cui 4 nominati più 2 ex presidenti in vita, e infine 3 delegati per ogni regione eletti dai rispettivi consigli regionali, ad eccezione della Val d'Aosta, che ha diritto ad uno solo. Quanti in tutto? 1009, come si dice, grandi elettori, che si riuniranno a Roma presso la Camera dei Deputati in seduta comune presieduta dal Presidente della Camera in carica affiancato da quello del Senato e che supervisioneranno il corretto svolgimento della seduta a scrutinio segreto. Per ogni singola elezione voteranno prima i senatori, poi i deputati, poi i delegati regionali. Il Presidente della Camera leggerà lo spoglio ad alta voce. Quando viene eletto il nuovo Presidente? Nei primi 3 scrutini sono necessari 2/3 dei voti dei grandi elettori, precisamente il numero magico 673. Dal quarto, invece, è sufficiente la metà più uno degli aventi diritto, 505 voti in tutto. Semplice, no? Quando iniziano le votazioni? Giovedì 29 gennaio alle 15 ci sarà la prima votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, il 12° in 69 anni di vita repubblicana. Chi può essere eletto? Secondo l'articolo 84, titolo secondo della Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. Presidente part-time? Non è possibile. Per il grande impegno istituzionale di garanzia che svolge, questa carica è incompatibile con qualunque altra attività lavorativa. Quando inizierà a lavorare il nuovo Presidente? Subito dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Jobs Act? Dai, ne avrai sicuramente sentito parlare. Ti piacerebbe saperne di più e hai poco tempo? Ce li dai 2 minuti? Il Jobs Act è la legge delega sul lavoro del governo Renzi, un insieme di principi generali con cui il Parlamento delega il governo ad attuare la riforma grazie a decreti che la definiranno, entro 6 mesi, con norme specifiche.
Per semplificare, il Jobs Act interviene su 5 temi connessi al lavoro: contratti, licenziamenti, welfare, conciliazione vita-lavoro e razionalizzazione. Andiamo nel dettaglio. Quali cambiamenti sui contratti? Più contratti a tempo indeterminato, che diventano più convenienti rispetto a quelli a tempo determinato e ad altre forme contrattuali. Tutele crescenti per i nuovi assunti. Gli indennizi in caso di licenziamento, malattia e maternità crescono con l'anzianità contributiva. Meno tipologie di contratto. Diminuiscono le forme di contratto e vengono progressivamente aboliti i contratti della precarietà, come ad esempio i CocoPro. Compenso orario minimo, previsto anche nei settori non regolati da contratti collettivi. Più flessibilità nelle mansioni. Sarà più semplice far passare il lavoratore da una mansione all'altra, compreso il cosiddetto demansionamento, ma solo in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale e comunque senza riduzione di stipendio. Più facilità nei controlli. È estesa la possibilità dei datori di lavoro di controllare gli impianti e l'utilizzo dei beni aziendali, nel rispetto della dignità e della riservatezza dei lavoratori. Più lavoro accessorio. Sarà esteso l'utilizzo dei voucher. Quali cambiamenti sui licenziamenti? Per i nuovi assunti a tempo indeterminato, il reintegro nel posto di lavoro è previsto, per i primi 3 anni, solo nel caso di licenziamenti discriminatori, mentre per i neoassunti dopo 3 anni di anzianità e per chi ha già un contratto a tempo indeterminato, il reintegro è previsto anche per motivi disciplinari ingiustificati, che saranno specificati nei decreti attuativi. In caso di licenziamenti economici, invece, è sempre previsto il solo indennizzo, proporzionale alla mansione e all'anzianità del lavoratore. In tema di welfare, cosa cambia? L'assicurazione sociale per l'impiego, ASPI, è estesa a tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto e potrà superare i 18 mesi per le situazioni più difficili. Per contenere il ricorso alla cassa integrazione guadagni, la CIG non potrà più essere autorizzata in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale e ne sarà rivista la durata oltre alle regole di contribuzione delle aziende. Sarà comunque estesa a tutte le imprese, mentre sarà incentivata l'attivazione dei contratti di solidarietà. Si lavora tutti, ma di meno. E, per i disoccupati, i percorsi formativi e di reinserimento. Per una migliore conciliazione vita-lavoro, si estende a tutte le lavoratrici la tutela della maternità. Si prevede un tax credit per l'assunzione di madri con figli minori o disabili, che potranno meglio essere assistiti da entrambi i genitori anche grazie alle ferie solidali, quelle dei loro colleghi disposti a cederle. Infine, aumenta la flessibilità degli orari di lavoro anche mediante il ricorso al telelavoro. Quali cambiamenti in tema di razionalizzazione? Nascerà l'Agenzia per l'Occupazione, per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la collaborazione tra servizi pubblici e privati, oltre alle ricerche di lavoro personalizzate. Si razionalizzano gli incentivi all'occupazione, all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità. Inoltre, si coordineranno le attività ispettive in tema di lavoro e si semplificheranno gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, incentivando l'uso di Internet. In breve, ecco il Jobs Act, uguali garanzie per tutti i lavoratori. Anche così l'Italia cresce. Velo musulmano. Tipologie, differenze e significati. Il velo è forse uno degli indumenti più controversi della storia. Il suo significato ha origini sociali e non religiose. Il velo musulmano è un indumento antichissimo. Esso ha assunto diversi significati nel corso dei tempi, come pudore, sottomissione, purezza, emancipazione. Sfatiamo ora alcuni miti. Il velo non è obbligatorio per religione, infatti in nessun punto il Corano parla di obbligo. Il velo non nasce con l'Islam. Inizialmente il velo era simbolo di ricchezza. Le prime donne a velarsi furono le patrizie romane 4 secoli prima di Cristo. Oggi il velo è diffuso a tutti gli strati sociali. Sembrano tutti uguali, ma in realtà i veli delle donne musulmane sono diversi. Scopriamo quali sono i principali. Hijab. È il velo più diffuso tra le donne musulmane che vivono in Europa. È una sorta di sciarpa di vari stili e colori che copre testa e collo e lascia scoperto il viso. Niqab. È il più diffuso in pubblico dalle donne dell'Arabia Saudita. Copre capo e volto, lasciando una striscia libera per gli occhi. Sul retro copre i capelli e sul davanti nasconde il petto. Burka.
è il più integrale velo musulmano tipico dell'Afghanistan. Copre l'intero corpo dalla testa ai piedi, compresi gli occhi. Chador. Generalmente nero, si utilizza fuori casa ed è il più antico dei veli diffusi in Iran. È un semicerchio tenuto chiuso in testa con la mano e avvolge tutto il corpo. Hilbab. In arabo significa generalmente coprirsi. È una tunica intera che copre dalla testa ai piedi. Il velo incuriosisce sempre più anche il mondo della moda. Diverse case di moda, tra cui Dolce & Gabbana, hanno creato delle collezioni di veli. Iscriviti al canale e seguici sui social. YY, soddisfa e alimenta la tua voglia di sapere. Ti sei mai chiesto perché gli inglesi guidano dal lato opposto? Hai pensato fosse un gesto plateale per distinguersi dal 70% del mondo, tirando in ballo magari lo snobismo, la regina, gli autobus a due piani? Sappi che in realtà fino a metà 800 tutti quanti tenevano la strada a sinistra. Immaginate un cavaliere a cavallo che deve sguainare la spada portata sul fianco sinistro, cavalcare e infliggere colpi tutto insieme. L'esigenza era proprio quella di tenere la spada con la mano più forte, la destra. Per non parlare del fodero, tenuto sulla sinistra, che poteva colpire le persone che camminavano in senso opposto. A definire la guida a sinistra fu Papa Bonifacio VIII. Considerata la grande affluenza di pellegrini per il giubileo del 1300, emanò una bolla in cui indicava la direzione da tenere, soprattutto per attraversare l'unico ponte, quello di Castel Sant'Angelo. Nel 1600 arrivarono le carrozze, che occupavano la parte sinistra della strada, obbligando il popolo a piedi a camminare sulla destra per non essere travolti. La sinistra per le carrozze era importante per far sì che le frustate del cocchiere ai cavalli non colpissero anche i passanti. E poi cosa successe? Ci fu la rivoluzione francese e la presa di posizione contro i poteri forti, i nobili e la chiesa. Per questo Robespierre ordinò alla Francia di iniziare a guidare a destra, sia come sfida alla chiesa, alla bolla di Bonifacio, sia perché il lato destro era il lato del popolo. Ma il vero diffusore in Europa fu Napoleone, con il suo impero che impose la guida a destra, anche considerato il suo essere mancino e quindi in grado di trarne un vantaggio militare. Proprio in contrapposizione a Napoleone e per sottolineare la non aderenza all'impero, il Regno Unito e le sue colonie continuarono a viaggiare a sinistra. Con l'arrivo delle prime automobili, la situazione non cambiò. Il freno a mano era all'esterno e sul lato destro, per essere impugnato con la mano più forte. E questo imponeva all'autista di stare sullo stesso lato. C'erano anche le manovre da tenere sotto controllo, perché le strade erano ancora piccole e il doppio senso imponeva di stringersi il più possibile verso il bordo per non scontrarsi, e avvicinarsi al limite della banchina voleva dire che l'autista doveva controllare che le ruote non uscissero fuori dalla strada. Quando il freno a mano fu spostato all'interno dell'auto, per mantenere l'impugnatura a favore della mano destra, venne posto il volante sulla sinistra, pur mantenendo l'andatura dal lato destro. Solo i britannici continuarono e continuano a guidare a sinistra. E le loro colonie? I primi a cambiare senso di marcia furono Ghana, Nigeria, Sudan e Somalia britannica dopo aver avuto l'indipendenza. In Birmania il senso di marcia cambiò nel 1970, ma un po' per abitudine, un po' per comodità, si continuò a guidare a sinistra. La Namibia venne occupata dai britannici dopo la Prima Guerra Mondiale e iniziò a guidare a sinistra. Continuò a farlo anche dopo l'indipendenza del 1990, come nei suoi stati vicini, Sudafrica e Botswana. E in Italia? Bisognerà aspettare Mussolini per mettere un po' di ordine. Il Regio Decreto numero 416 del 28 luglio 1901 indicava che la decisione fosse provinciale, il che rendeva tutto un po' più complicato. Per esempio a Brescia e alla periferia di Milano si guidava a destra, ma a Milano città e a Roma si guidava tenendo la sinistra. E insomma, fra ingorghi ed incidenti, soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale, si arrivò nel 1923, precisamente il 31 dicembre, quando venne emanato il Regio Decreto che imponeva la mano destra unica e dava tempo 2 anni affinché tranvie e segnaletiche fossero modificate. Roma
dopo sei secoli, cambiò il suo senso di marcia, mentre Milano fu l'ultima città ad adattarsi nel 1926. Perché dormiamo? Il sonno è un vero e proprio elisir di lunga vita e porta benefici in termini di memoria, apprendimento, creatività, riduzione di ansia e stress. Al contrario, la mancanza di sonno ha un effetto negativo sull'umore e sulla salute. Il corpo autoregola naturalmente il ciclo sonno-veglia attraverso la produzione di melatonina. Due ore dopo il tramonto, la ghiandola pineale, una ghiandola situata alla base del cranio, rilascia melatonina. Questo è il segnale che il nostro cervello riceve per capire che è notte. La produzione di melatonina decresce lentamente fino all'alba. Una delle funzioni principali del sonno è quella di fare pulizia dalle troppe informazioni inutili. Questo avviene grazie all'alternanza tra fase REM e fase non REM. La fase REM è la fase in cui sogniamo. Essa è caratterizzata da rapido movimento degli occhi, respiro profondo, battito cardiaco rallentato. La fase non REM è suddivisa in quattro fasi e rappresenta il percorso di addormentamento. In questa fase il nostro organismo si rigenera e ripristina le riserve metaboliche. Ecco alcuni consigli per sfruttare al massimo i benefici del sonno. Punta la sveglia sempre alla stessa ora, anche nel weekend. Fai attività fisica durante la giornata. Evita abbuffate, caffeina, nicotina e alcol prima di andare a dormire. Non fare sonnellini dopo le 3 del pomeriggio. Leggi, ascolta della musica o fai un bagno caldo prima di andare a letto. Evita TV e smartphone. Iscriviti al canale e seguici sui social. YY soddisfa e alimenta la tua voglia di sapere. Pidocchi. Questo è un pidocchio. Un insetto lungo 3-4 mm con 6 zampette. I pidocchi si diffondono velocemente. Vivono esclusivamente nei capelli umani, puliti o sporchi, per loro è indifferente. Quello che prediligono sono le zone più calde della testa, come dietro le orecchie o sulla nuca. Lontano dal capo vivono fino a 72 ore, perché si nutrono di sangue umano, in media 4 volte al giorno, attraverso una puntura sul cuoio capelluto, che è quella che genera il fantomatico prurito. Come fanno ad essere così infestanti? I pidocchi non volano e non saltano, ma nuotano, e passano con il contatto da capello a capello, a sciarpe, cappelli e spazzole liberamente scambiate. Saltare o rotolarsi in un parco o andare in piscina senza la cuffietta sono le situazioni più classiche perché il parassita cambi testa. Per questo sono così diffusi nei bambini e di conseguenza nelle loro famiglie. A renderli ancora più invasivi c'è l'alta capacità di riproduzione. Le femmine, più riconoscibili perché più lunghe, depongono fino a 10 uova al giorno, che si schiudono nell'arco di una settimana 10 giorni. Esse producono una particolare sostanza appiccicosa che gli permette di restare attaccate alla radice del capello. A differenza dei pidocchi, le uova o i residui di uovo schiuso non sono infestanti e sono più facilmente visibili ad occhio nudo, ma spesso vengono confusi con la forfora. Cosa fare in caso di infestazione? 3 passaggi fondamentali. Controllare il capo con un pettine a denti fitti e un asciugamano bianco posato sulle spalle in modo da poter controllare se cadono parassiti. Attenzione, le uova sono tonde bianche, mentre gli adulti hanno un colore più scuro. Applicare lozioni antiparassitarie a base di perimetrina, piretrine naturali sinergizzate, malathion e dimeticone. Disinfettare anche le cose con le quali il pidocchio può essere entrato in contatto, lenzuola e abiti, lavandoli almeno a 60 gradi, pettini e spazzole, mettendoli in ammollo in acqua bollente per una giornata, ma anche l'aspirapolvere passato in casa o in l'automobile, e ponendo attenzione a gettare immediatamente il rifiuto raccolto appena finito. Pidocchio, hai le ore contate! Conosci la differenza tra concussione, peculato e corruzione? Spesso queste tre parole, purtroppo all'ordine del giorno, vengono erroneamente utilizzate come sinonimi. Forse perché rappresentano tutte dei delitti contro la pubblica amministrazione e i protagonisti sono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico ufficio. Che cos'è la concussione?
Si parla di concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio obbliga o induce un terzo a promettergli o offrirgli beni o denaro indebitamente. Si tratta di una vera e propria estorsione perseguita dall'articolo 317 del Codice Penale ed è considerato il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione. Per questo la pena può arrivare, in assenza di attenuanti, anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla reclusione dai 4 ai 12 anni. E allora il peculato? Il peculato si verifica quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria illecitamente di beni o denaro avendone accesso o impossessandosene a fini personali. Chi ne è ritenuto colpevole sarà punito con la reclusione da 3 a 10 anni. La pena si abbassa da 6 mesi a 3 anni se, diciamo così, ha preso solo in prestito e quindi restituito ciò che aveva indebitamente preso. Nell'ordinamento giuridico italiano vengono fatte tre distinzioni: il peculato d'uso, il peculato svuota cassa e il peculato mediante profitto dell'errore altrui. Mentre la corruzione? La corruzione consiste nel ricevere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio beni o denaro in cambio di uno o più servizi indebiti o contrari ai doveri del suo ufficio. Il termine di per sé costituisce una categoria che raggruppa varie tipologie di reato: corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario a doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Per questo crimine è prevista una pena per entrambe le parti in causa, la reclusione dai 2 ai 5 anni. Focolaio, epidemia o pandemia? Qual è la differenza? Il focolaio epidemico si verifica quando il numero di casi positivi ad una malattia infettiva è particolarmente elevato all'interno di una comunità ben circoscritta, come per esempio una regione. L'epidemia invece è la manifestazione frequente, localizzata, ma limitata nel tempo di una malattia infettiva, con una trasmissione diffusa del virus. Si verifica quando un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei casi di malattia aumenta rapidamente in breve tempo. La pandemia, secondo la definizione dell'OMS, è la diffusione in tutto il mondo di una nuova malattia con diffusione in almeno 2 continenti ed una sostenuta trasmissione da uomo a uomo. La Covid-19, nota come coronavirus, è la seconda pandemia di questo secolo, comparsa 11 anni dalla pandemia dell'influenza AH1N1, nota come influenza suina. Quella del coronavirus è anche la seconda pandemia in un mondo globalizzato e nella quale il virus si è spostato rapidamente da un continente all'altro a bordo degli aerei, proprio come aveva fatto il virus dell'influenza suina. Perché si dice quarantena? Quante volte l'hai sentito nominare, soprattutto in caso di diffusione di malattie? Ma da dove deriva esattamente il termine quarantena? E perché si dice così? Il termine ha origini venete. Sì, già al tempo della Repubblica Marinara di Venezia, all'arrivo di navi e persone in laguna, c'era la prassi di tenerle in isolamento per 40 giorni. All'epoca il termine originario era però quarantina. Immagina, in quel periodo storico in cui le condizioni igieniche e sanitarie erano notevolmente peggiori di oggi e la medicina dava risposte meno efficaci ed immediate, il diffondersi di epidemie quali la peste nera, lebbra, febbre gialla, colera, doveva essere evitato accuratamente. Ed infatti vi sono documenti risalenti alla fine del 1300, custoditi presso archivi storici della città di Ragusa, in cui si legge che prima di entrare in città, i forestieri dovevano trascorrere 40 giorni in luogo isolato, cioè letteralmente vicino alle isole, per monitorare i sintomi della peste e di altre malattie. Poco più tardi, intorno al 1407, furono istituiti i primi lazzaretti, proprio a Venezia, luoghi utilizzati appunto per ospitare le persone e trascorrere la quarantena. In tempi più moderni, oltre all'utilizzo della quarantena, si è fatto sempre più ricorso alle vaccinazioni per ridurre e a volte debellare la diffusione di malattie altamente contagiose.